Welcome. Thank you. So, thanks to Shripad Sadhu Maharaj, we have chance to rejoice by Radhadasyam. Grazie a Sadhu Maharaj abbiamo l'opportunità di parlare e di gustare del Radhadasyam. This is his very life. Perché questa è la sua vita. So he is an expert to explain those things. Quindi lui è molto esperto a spiegare questo soggetto. So my intention coming here was also Quindi la mia intenzione per venire qui, il mio desiderio era perché to read something about Radharani, per leggere qualcosa a riguardo di Radharani, to provoke Maharaj to explain more, e di chiedere a Maharaj di spiegare di più a riguardo Radharani. We did it last 2 days in Nepi. Noi l'abbiamo fatto questi ultimi 2 giorni in Nepi. And devotees seems to like that. E ai devoti sembrava che gli piaceva. I myself am quite different as a sannyasi. Io sono particolare. I take it to the different ways of presenting Krishna consciousness. Io sono un sannyasi particolare, un modo un po' mio per divulgare la coscienza di Krishna. I read anything and everything. Io leggo ogni cosa. So even the books that you are supposed not to read. Anche quei libri che si raccomandano da non leggere. Like some Mayavadi writings. Come i libri scritti da filosofi Mayavadi. Because for me it's not any longer important to be afraid of anything. Perché non ho timore di niente, neanche di questi tipi di libri, di scrittura. I pray for grace of my spiritual master. Quindi prego per la grazia del mio maestro spirituale. E dei Vaishnavas. E dei Vaishnava. And I know Krishna knows my intentions. Perché so che Krishna conosce quali sono le mie intenzioni. So I hope I don't make offenses. Quindi spero di non fare delle offese. I think we have all right to freedom for getting spiritual knowledge. Io credo che tutti noi abbiamo il diritto, la libertà di poter accedere alla conoscenza spirituale. We have different inclinations. Ognuno ha un'inclinazione differente. We have different life history. Abbiamo dei passati di vita differenti. But what I learned in my life being almost 40 years a devotee. Quello che ho imparato io nella mia vita spirituale di 40 anni. That fear cannot bring enlightenment. Che la paura non può portare all'illuminazione. Only sincere quest can help us. Only? Sincere quest. Solamente un volere sincero può portarci all'illuminazione. Which means that sometimes in special stage of our life. Che significa in alcuni stadi della nostra vita. We are allowed to read anything and everything. Noi abbiamo il diritto di poter leggere ogni cosa. If the intention is pure. Se la nostra intenzione è sincera e pura. Then it's my conviction that Krishna will bless. Allora Krishna ci darà le benedizioni sicuramente. So I'm not an
not an expert on explaining Radhadasyam. Gurudev will do that. Io non sono esperto a spiegare riguardo di Radharani, lo farà Gurudeva. But few days ago, one book came to my hands. Ma qualche giorno fa è venuto nelle mie mani un libro. Written by one disciple to Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Scritto da un discepolo di Narayana Maharaj. The book is called The Book of Dharma. Il libro si chiama Il Libro del Dharma. Very neutral written. È un contenuto neutrale, la scrittura è una scrittura neutrale. When you read half a book, quando si legge metà del libro, you can hardly understand that it's written by Hare Krishna devotee. Non si può capire bene che è scritto da dei devoti Hare Krishna. Because he didn't mention this. Perché non è scritto di questo. Later on, after reading half a book, so he starts to mention that he was in Vrindavan and he has a guru and his name is Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Leggendo dopo tutto il libro ha menzionato che l'ha scritto a Vrindavana, che il suo guru è Narayana Maharaj. But the book is very charming. Ma il libro è charming. Affascinante. And it's not that advanced philosophy there. Non è una filosofia avanzata, complicata. But very important. Ma è molto importante. So the book is based mostly on the teachings of Bhagavad Gita. Quindi il libro è basato maggiormente sugli insegnamenti della Bhagavad Gita. And four elements he counts as very important. Lui menziona quattro elementi molto importanti. In developing of our spiritual life. Per lo sviluppo della nostra vita spirituale. So the first element is the truth. Il primo elemento è la verità. The second element is the purity. Il secondo è la purezza. The third element is non-violence. Il terzo è la non violenza. And the fourth element is discipline. E il quarto è la disciplina. And then he goes on explaining in detail every of those features. Dopo lui fa una spiegazione di tutti questi elementi. Comparing this also to this famous bull of Dharma. E li paragona ai quattro principi del Dharma. Explaining that this bull of Dharma had these four elements as his legs. E spiega che i principi del Dharma sono questi quattro elementi che lui ha scritto. And telling us that right now the truth for the general population in Kali Yuga is lost to a great degree. Lui scrive che la verità per la maggior parte delle persone nel Kali Yuga è persa. The same is with purity and non-violence. Anche la purezza e la non-violenza. And then he says that what is left is a discipline. Spiega che solamente ciò che è rimasto è la disciplina. Meaning self-discipline. Significa la disciplina di se stessi. Not disciplining others, but disciplining ourselves. Non disciplinare gli altri, insegnare agli altri, ma la disciplina di noi stessi. And then, if we do it, se ne facciamo ciò, meditating on the text of Holy Scriptures, se meditiamo sui testi delle scritture sacre, and instructions of our spiritual masters, sulle lezioni dei nostri maestri spirituali, then we will be able to regain. Allora saremo abili di riavvivare. Those three others lacking elements. Questi tre elementi che sono stati perduti. We will be able to speak the truth. Saremo abili nel dire la verità. We will be able to live a pure life. Saremo abili nel vivere una vita pura. And what is very important, the violence will be absent in our dealings.
e soprattutto la violenza sarà eliminata dai nostri comportamenti. He stays a longer time with this non-violence teaching from Bhagavad Gita. Ho scritto un commento molto, molto grande su questo insegnamento della non violenza. Explaining that we should be very kind to others. Spiegando che noi dobbiamo essere molto gentili verso gli altri. Doesn't matter what they do to us. Non importa ciò che loro fanno a noi. Explaining that retaliation is not the right way to handle the situation. Spiegando che retaliation, to give back. La vendetta, che la vendetta non è il modo migliore per comportarci con gli altri. Ciò che noi subiamo non dobbiamo avere una vendetta. Explaining that without this non-violent way of living, questo modo di vivere di non violenza, we cannot develop more important secrets of spiritual life. Non possiamo sviluppare degli altri qualità della vita spirituale più importanti. This is also my life experience. E questo è anche quello che è successo nella mia vita. There are a lot of people around talking about their religion. Come se ci sono molte persone intorno che parlano della propria religione. They are eager to propagate this. E loro sono molto, hanno molta voglia di propagare il proprio credo, la propria fede. But sometimes they do it in the wrong way. Ma qualche volta lo fanno in maniera errata. In a violent way. In una maniera violenta. Diminishing the other people. Diminuendo le altre persone, denigrando le altre persone. Their ways of looking for the eternal truth. Nel loro modo di guardare per la verità eterna. Which is violence on the psychological level. Che una violenza a livello psicologico. Because violence doesn't mean just make worse. Perché violenza non significa solamente fare della guerra esteriore. To attack the bodies of the others. Come attaccare il corpo di altre persone. Much more dangerous is to destroy people's other psychological. È molto più pericoloso distruggere la psicologia delle persone. So therefore we as a preachers of Krishna consciousness, quindi noi predicatori della coscienza di Krishna, are not allowed to this type of violence. Non abbiamo questa attitudine di violenza psicologica. So my request is to understand those things. Quindi la mia richiesta è quella di comprendere questi punti. Just few days ago I found on the internet one post. Qualche giorno fa ho visto in internet un post with three very important saints. Con tre importanti santi. It's about our need to express ourselves, our need to talk. Riguardava il nostro bisogno di esprimere noi stessi, di parlare. So, and this saying went like that. If you want to say something, you will see that you stay with the place with three gates. Spiegava che un esempio, un'immaginazione, che se uno vuole esprimere qualcosa, è immaginare come se si trovasse davanti a tre cancelli. At the first gate, al primo cancello, you should stop and ask. Dovete fermarvi e chiedere.
Is that what I want to say? The truth. Questo è quello che voglio dire. At the second gate, you should ask, what I have to say, is it necessary? Al secondo cancello dobbiamo chiedere, cosa devo dire, è necessario quello che voglio dire? And at the third gate, al terzo cancello, we should ask ourselves, is it what I want to say kind? Dobbiamo chiedere a noi stessi, quello che voglio dire, gentile? And then it struck me. Questo mi ha colpito molto. Very much that. In these three simple meanings. In questi tre semplici significati. We have very important teaching. Troviamo degli insegnamenti molto importanti. About the act, about how to behave. A riguardo di come comportarci to the others. Verso gli altri. Because if we can act properly, perché se noi possiamo agire in una maniera appropriata, then we are entitled to talk to others about God. Allora siamo abbiamo il diritto di poter parlare agli altri di Dio. If we don't have those qualities, ma se non abbiamo queste qualità, we can do harm, even if we want to share something which we think is very important. Allora danneggeremo le altre persone, anche se pensiamo che quello che diciamo è qualcosa di molto importante. We are supposed to share our knowledge about Radha and Krishna with others. Noi supponiamo di poter condividere la nostra conoscenza di Radha e Krishna con gli altri. So, therefore, we should remember this again. Quindi dobbiamo ricordarci molto bene questi punti. We should talk only about Krishna, which is the absolute truth. Dobbiamo parlare solamente di Krishna, il quale è la verità assoluta. We should talk those things about Radha and Krishna who are necessary to our spiritual uplifting. Dobbiamo parlare ciò che riguarda Radha e Krishna e ciò che è di beneficio per la nostra crescita spirituale. And we can do it, and we have to do it also in a very kind way. E dobbiamo farlo in una maniera gentile. So, and it was my introduction because we have here a master of this way of presenting Krishna consciousness. Questa è stata la mia introduzione perché qui abbiamo un maestro di colui che è la personalità di questi insegnamenti. This is our beloved Shripa Bhaktivedanta Sadhu Maharaja. So now I will leave the word to the Guru.